già salito sul trono dei super bomber del campionato. Lo aveva fatto al termine della stagione 72-73, ma in quel caso aveva dovuto condividere il posto con Saboldi e Rivera. Stavolta, invece, è da solo sul gradino più alto del podio dei cannonieri della Serie A. 18 gol, tanti ne ha realizzati in 23 partite Paolino Pulici, numero 11 del Torino. Beppe Saboldi, secondo classificato, lo segue a 3 lunghezze. Primo titolo singolare, dunque, per Puliciclone, come lo battezzò Gianni Brera dopo una sua travolgente prestazione a San Siro, anni prima. Paolo Pulici, idolo della curva maratona, non solo per i gol che realizza, ma per quella rabbiosa determinazione che mette ogni volta che indossa la maglia granata. Il tiro di Pulici è come al solito inesorabile. Dal 1968 al Torino, Pulici ha lavorato sodo per incanalare la sua enorme potenza che lo induceva a non essere preciso sotto porta. Ha sofferto, ma gli insegnamenti dei suoi allenatori e la grande voglia lo hanno portato a diventare uno dei bomber più forti del campionato. Destro naturale, sinistro come piede che calcia con maggiore potenza. Acrobatico e coraggioso, segna in tutte le maniere. 40° centra Mascetti e Graziani coglie la traversa. Pulici abbina scelta di tempo e tocco felice realizzando uno splendido gol. E da questa stagione ha trovato nel giovane Francesco Graziani un partner d'attacco che promette meraviglie. Graziani va via di scatto a roversi, poi si arresta liberandosi bene degli avversari e centra preciso. Ancora Pulici in acrobatica semirovesciata ed è il 3-1.